Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. È arrivato il momento della collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Questa volta parliamo di profumi, quindi vi farò vedere i miei profumi preferiti per la primavera 2019. Come al solito io vi lascio giù in info box tutti i riferimenti, quindi il link del gruppo Facebook e i link dei canali che partecipano alla collaborazione. Io in realtà ho pochi profumi da farvi vedere perché non sono una persona che utilizza tanti profumi e soprattutto non sono un'appassionata. Ho quei due o tre profumi che mi piacciono, ma poi in generale non sono il tipo che va a comprare sempre profumi. Però volevo comunque partecipare a questo video, quindi ho scelto quei profumi che mi piacciono di più e che utilizzo e adesso ve li mostro. Il primo è il J'adore, perché il J'adore è comunque il mio profumo preferito da sempre ed è quello che utilizzo in qualsiasi stagione, quindi che sia inverno, primavera, estate, autunno, a me non importa, perché comunque io questo lo utilizzo sempre. Ho anche l'equivalente del J'adore, che è in questa bellissima confezione, eccola qua. Vedete che l'ho quasi finito, perché comunque è un profumo che mi piace tantissimo anche nella sua imitazione, perché questo è veramente molto molto simile all'originale, non evapora subito, quindi vi dura sulla pelle abbastanza, devo dire che io lo metto al mattino e poi alla sera comunque ancora lo sento, quindi dura abbastanza. Questo ovviamente dipende dal vostro tipo di pelle, dipende da come siete voi. Io sono una persona che ad esempio non suda mai, quindi è molto difficile che un profumo mi evapori facilmente, perché appunto essendo una persona che non ha quasi mai sudorazione, ovviamente il profumo poi rimane sulla mia pelle molto più a lungo, quindi questo dipende poi dalle vostre caratteristiche personali. Però comunque lo definirei un profumo di lunga durata e questo mi piace molto. Inoltre è stato fabbricato da una farmacia che c'è nella mia città, quindi non è neanche una cosa che ho preso al mercato, ma è stata proprio fabbricata questa profumazione dalla farmacia che c'è nella mia città, di cui non ricordo il nome perché me l'avevano regalato, quindi non so come si chiama. Però comunque una cosa di cui sono soddisfatta. Poi ci sono due profumi che io utilizzo anche se sono in mini taglia perché li avevo trovati all'interno del calendario dell'avvento Bottega Verde. Uno questo Natale, il Natale scorso e l'altro addirittura 2 Natali fa. Però, come vi dicevo, io utilizzo poche volte profumi diversi dal J'adore, però ogni tanto mi capita, quindi adesso io vi faccio vedere questo che è sicuramente è quello che preferisco dei due, che è ai petali di vaniglia. Questa è la confezione, vedete che è una confezione carina. Questo qui è ai petali di vaniglia e ha proprio la profumazione della vaniglia. Io non sono brava a descrivere i profumi, quindi non saprei neanche come farvi capire qual è il profumo della vaniglia, però sicuramente è una profumazione famosa che conoscete, quindi anche se non ve la descrivo benissimo, spero che l'abbiate comunque presente. E questo è un profumo che comunque utilizzo volentieri perché questa vaniglia delicata sulla mia pelle comunque mi piace molto. E poi c'è questo che è alla rosa, questa è la confezione. Questo lo utilizzo molto meno, devo dire, infatti è ancora praticamente pieno, però qualche volta lo utilizzo. Questo ha una particolarità, mi piace, però c'è un ma. Mi piace quando è sulla pelle da almeno mezz'ora, perché appena lo metto sulla pelle è troppo dolce, quindi questa profumazione troppo dolce, troppo intensa non mi piace subito, però mi piace dopo mezz'ora perché comincia leggermente ad evaporare, quindi assume una profumazione più delicata. Quindi questo io lo utilizzo anche se so che non mi piacerà la prima mezz'ora perché poi comunque dopo comincia a piacermi, quindi questo ogni tanto lo utilizzo, però insomma, come vi dicevo all'inizio del video, io non sono una persona che cambia tanto spesso i profumi, però insomma è comunque una profumazione che mi piace. Poi c'è un altro profumo che mi piace tantissimo, che è questo qui, Tesori d'Oriente, Orchidea della Cina. Questo è proprio un profumo che mi è sempre piaciuto fin dal primo momento. Me l'avevano regalato, io mi ero un po' stupita del fatto che mi piacesse perché di solito la linea Tesori d'Oriente non è che mi piaccia tantissimo.
a meno che non si tratti di profumazioni particolari. In questo caso mi è piaciuta perché comunque ha una profumazione delicata che sulla mia pelle poi mi faceva un buon effetto. Tra l'altro c'era anche la saponetta insieme e l'avevo utilizzata per altre cose, però quella è una profumazione che mi piace. Poi l'ultimo profumo che vi faccio vedere è questo, che in realtà, se vogliamo essere precisi, è un deodorante, però io lo utilizzo come se fosse un profumo, quindi lo metto nei profumi. Questo è Istinto Donna come marca, l'ho preso al supermercato Di Più, che è praticamente un supermercato simile all'INS come genere, non so se c'è in tutte le città, comunque io mi trovo benissimo. E questo ha la profumazione di panna e fragola, quindi diciamo che è un po' particolare perché appunto la profumazione panna e fragola sulla pelle poi fa un effetto particolare, vi sentirete un po' una torta, però è comunque una profumazione che ogni tanto, soprattutto in primavera, mi piace perché in primavera ci sono le fragole, si cominciano a mangiare le fragole con la panna. E ogni tanto mi fa piacere appunto mettermi un po' di questo profumo, ovviamente in piccole quantità perché altrimenti diventa esagerato, però è comunque una cosa che mi piace molto. Ecco ragazzi, questi sono i miei profumi per la primavera del 2019. Come vi ho detto all'inizio, non sono tanti perché io ne ho pochi, ne utilizzo pochi, però mi faceva comunque piacere mostrarvi anche quei pochi che ho. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di andare a vedere i video anche delle altre ragazze che partecipano, mettete un like se il video vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.